Grazie, d'accordo. Certo, questa cosa che ci mettono dietro è fastidiosa, uno si può spostare. Buongiorno a tutti e grazie di essere intervenuti e buongiorno e grazie soprattutto al governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco che è oggi qui con noi per chiarire dei nostri dubbi e per spiegarci molte cose. Stiamo vivendo in tempi decisamente interessanti, governatore, sia sul piano internazionale sia sul piano strettamente italiano. A me piacerebbe oggi con lei partire forse un attimo anche dal piano internazionale, dai rischi che potrebbero esserci per la crescita nel mondo rispetto a quello che sta succedendo al G7 e fuori dal G7, insomma, quello che stanno facendo gli Stati Uniti a livello protezionistico, e capire anche invece l'Italia come si sta muovendo. Poi sono molte altre le questioni che vorrei affrontare, ma le lascio intanto la parola. Grazie. Beh, prima di tutto grazie per essere stato invitato in questa occasione, grazie a tutti voi che siete qui oggi. Vedo molti giovani, la cosa è molto importante perché è chiaro che la partecipazione anche nel cercare di comprendere questioni complesse come indubbiamente sono quelle di cui ci occupiamo oggi è molto importante. Ci sono rischi, i rischi come lei dice sono principalmente in questo momento io sia faccio più un problema possibile. Di regia che non di... Alla regia. Vabbè, dicevo, ci sono rischi che sono soprattutto in questo momento legati appunto alle misure che sono state annunciate, in alcuni casi avanzate, di natura protezionistica. Questi rischi sono sostanzialmente tali da portare indietro il nostro modo di svilupparci che è stato per tutto il dopoguerra basato su una crescente importanza di accordi multilaterali negli scambi in particolare di beni e servizi, di portarci indietro verso una serie di rapporti bilaterali che rischiano effettivamente di avere effetti negativi sul commercio. Se le tariffe aumentassero di 5-6 punti percentuali, noi potremmo avere una riduzione del commercio internazionale di alcuni punti, 2, qualcosa del genere, così stimano i miei economisti. Ma in questo momento, più che le misure vere e proprie, quello che si sta osservando è l'effetto che l'incertezza connessa con questi annunci continui e con queste diverse risposte che sono chiaramente volte a necessariamente a sottolineare due aspetti. Primo, la necessità di risolvere conflitti eventualmente esistenti in ambito multilaterale seguendo le regole del gioco definite e concordate, e in secondo luogo chiaramente andando a negoziare a livello bilaterale risposte possibili. Ecco, tutto questa incertezza porta a rallentare notevolmente le decisioni di investimento. Le decisioni di investimento soprattutto delle imprese esportatrici, ma non solo, e parte del rallentamento e congiunturale che possiamo dire che stiamo vedendo in alcuni paesi può essere legato a questo. Canada, Messico. Per quel che riguarda l'Italia e l'Unione Europea, chiaramente ci sono vari aspetti che vanno considerati. Il primo aspetto è che la risposta è una risposta necessariamente di tipo comunitario. Se c'è una materia nella quale è alla Commissione Europea demandata la risposta è quella degli scambi commerciali. Però soprattutto c'è questa forte richiesta di tornare a discutere nell'ambito dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, seguendo regole che sono state definite, perché se non si rispettano queste regole in certi casi è più difficile farle rispettare in altri. Pensate ai rapporti che vi sono con la Cina per la contraffazione, brevetti e così via. È ovvio che se
i primi che non le rispettano sono gli Stati Uniti, è molto più difficile anche trattare con la Cina, però l'Unione Europea dipende da un mondo integrato e noi dipendiamo come Italia dalle esportazioni in modo importante, siamo un grande paese esportatore, abbiamo fatto grandi progressi negli ultimi anni e quindi anche per quel che riguarda l'utilizzo di prodotti italiani come intermedi nella produzione finale mondiale e quindi nell'ambito di quelle che gli economisti chiamano le catene del valore, si potrebbe tornare indietro. Ecco, ma l'Italia, che è un paese esportatore così forte, rischia più di altri, se ha un concetto di trattative multilaterali, di accordi multilaterali, si sostituisce invece un mondo di accordi bilaterali? E ancora volevo capire, voi state già vedendo in Banca d'Italia dei segnali in qualche modo di rallentamento della congiuntura? Prima di tutto bisogna dire che le nostre esportazioni sono competitive adesso, sono competitive di prezzo perché ci sono stati per le imprese esportatrici guadagni di produttività, effetti positivi del deprezzamento dell'euro rispetto alle altre valute e soprattutto però miglioramenti qualitativi. Le imprese esportatrici italiane sono riuscite a mantenere quote di commercio e crescere al 5% dagli ultimi 5, 6, 7 anni, sostanzialmente grazie alla penetrazione qualitativa. C'è anche da dire che sono soprattutto imprese medie, se non medio-grandi, quelle che sono riuscite a espandersi di più. Cosa si rischia? Si rischia primo l'effetto di un abbassamento della domanda mondiale legata a misure protezionistiche, per questo porta a abbassare il commercio internazionale e quindi a livello globale si abbassa la domanda. Per quel che riguarda i nostri prodotti bisogna ricordare che molto più della metà delle nostre esportazioni sono nell'area europea. Quando io dico il destino dell'Italia in Europa è così, noi siamo integrati in Europa strettamente. Siamo integrati sul piano commerciale, sul piano dei servizi, sul piano degli investimenti. E quindi da questa base noi seguiamo il destino dell'Europa, quindi se ci sono misure che colpiscono paesi europei e magari meno direttamente l'Italia, noi ce l'abbiamo sicuramente per via indiretta. Quindi è molto importante il dialogo, è molto importante continuare a confrontarsi e io sono sicuro che dal confronto poi non possono che emergere cose positive e cercare di parlare la stessa lingua. Lei ha detto appunto il destino dell'Italia in Europa, che è una frase che ha segnato le sue ultime considerazioni finali. Quel giorno, per chi non l'ha seguito, era il 29 maggio scorso, un giorno abbastanza drammatico, diciamo, fuori dai saloni della Banca d'Italia, lo spread che era salito a livelli molto alti, i timori per l'incertezza, il governo non si riusciva a formare e lei quel giorno fece un appello, insomma, anche molto accorato alla responsabilità della politica e al tema del debito pubblico, che non si possono trovare scorciatoie per oltrepassarlo. Ma alla fine un governo ce l'abbiamo, è un governo, mi lasci dire nel mio giudizio, se non euroscettico, quantomeno eurocritico. Nella costruzione dell'euro, secondo lei, c'è qualcosa che è stato sbagliato, c'è qualcosa che si può o si deve cambiare o si potrebbe cambiare, oppure delle evoluzioni auspicabili della governance, come la chiamate voi tecnici, della zona euro, o restiamo così e in fondo il destino dell'Italia è in Europa e è nell'euro? Beh, cominciamo dalla fine. Che cosa vuol dire essere in Europa? Vuol dire essere in Europa e i nostri partner principali sono i paesi europei. I cittadini italiani e i cittadini residenti in Europa sono quelli che più si muovono nei territori. Spese turistiche, più del 50% sono 60-70% sono di origine europea. Pensate che 50.000 studenti sono italiani, sono in questo momento iscritti in università europee e 45.000-46.000-43.000 di studenti europei sono iscritti in università italiane. L'integrazione è molto stretta.
Dopodiché possiamo parlare della componente economica. La componente economica, come dicevo, il commercio è sostanzialmente tirato su da, sia su beni sia sui servizi, ma anche sugli investimenti diretti e gli investimenti di portafoglio da questi scambi tra, all'interno dell'Europa. Quindi si parte da lì. Dopodiché c'è un'unione monetaria di cui spesso abbiamo parlato dicendo che è incompleta, bisogna completarla. Ci sono elementi che noi spesso abbiamo criticato anche nel modo in cui alcune iniziative nell'ambito della regolamentazione bancaria sono state portate avanti, ma tutte le volte sono osservazioni critiche che vanno fatte con spirito costruttivo per migliorare. Ciampi parlava di zoppia, ma l'idea di zoppia era legata al fatto che nel disegno originale componente economica doveva essere necessariamente completata da una componente politica. È probabile che questo richieda tempi lunghi, ma questo non vuol dire non ricordare che vi sono elementi che non possono che essere trattati a livello comunitario, a livello europeo. Pensiamo all'immigrazione, alla difesa, alla sicurezza, alla finanza, quindi tutto l'aspetto del mercato dei capitali, la riorganizzazione del mercato. Quindi sono passi complessi, ma che non possono che essere effettuati con spirito costruttivo in Europa. Dopodiché dire se l'euro ci ha danneggiato o meno. Qualcuno, proprio ieri leggevo in Germania, dice che noi soffriamo di una bassa competitività. Non è vero. La competitività è risalita grazie anche al contenimento del costo del lavoro per unità di prodotto. È evidente che la produttività ancora cresce poco e questo è un problema nostro. Quindi nella trattativa con i nostri partner sostanzialmente si cerca di discutere più dei problemi che dei punti di forza, e noi dobbiamo far emergere con più capacità i punti di forza. È inutile, c'è stato quel giorno lì chiaramente molta tensione legata a queste strane interpretazioni su desideri di uscita dall'euro, euro non euro, cose del genere. Non se ne parla, non se ne deve parlare, è non solo improponibile ma anche dannoso. Ma il punto di forza è che ci sono dei passi in avanti che si possono fare insieme, è corretto. E bisogna essere presenti su questi tavoli. A Bruxelles chiaramente è presente il governo, noi siamo presenti a Francoforte, io faccio parte del Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea, tutta la politica monetaria è una politica, l'unica politica veramente unica insieme a quella commerciale nell'area dell'euro, e credo che facciamo il nostro meglio per raggiungere gli obiettivi assegnati alla Banca Centrale. Vi sono nuovi modi di governare il sistema delle banche, questi nuovi modi hanno previsto la messa insieme di strumenti di vigilanza e di sistemi bancari molto diversi, si sta migliorando, apprendendo. È chiaro che vi è una tensione a stare molto attenti ai problemi e ai rischi piuttosto che andare a stimolare anche il sistema bancario a crescere e migliorare. Però queste sono tutte iniziative che vanno in una direzione unica, quella di costruire qualcosa insieme. Delle banche poi vorrei parlare più approfonditamente con lei. Lei è un economista, ma le chiedo invece rispetto a quello che mi ha detto un giudizio storico complesso. Lei parlava di Ciampi e di un'Europa zoppa, dove l'economia è avanzata e la politica, l'unione politica è rimasta in qualche modo al palo. All'epoca, 20 anni fa, si pensò che la moneta unica partiva e unificava l'Europa e il resto sarebbe seguito. Adesso, 20 anni dopo, con spinte antieuropeiste in tutto il continente o comunque un minore entusiasmo, basta vedere insomma i sondaggi in Italia per l'Europa, non rischiamo di far sì che la moneta vada avanti e la politica non segua più? Beh, sono anche questi discorsi complessi. Prima di tutto partiamo da storicamente da quello che è successo negli ultimi decenni. Cioè, la moneta unica arriva a fine anni 90, viene immaginata con questo comitato Delors nella seconda metà degli anni 80, quando
il mondo cambia drasticamente, finisce la guerra fredda, si apre il commercio internazionale in modo esponenziale, intere aree che prima non erano isolate, non partecipavano agli scambi non solo di beni e servizi ma anche di persone, di mobilità in generale, si sono aperte. E contemporaneamente con la fine della guerra fredda vi sono stati benefici, come si dice, della pace. Questi benefici sono spesso coincisi con una crescita straordinaria delle innovazioni tecnologiche, che per la maggior parte avevano origine nel sistema, diciamo, della difesa, se vogliamo. E di fronte a questo noi siamo stati in ritardo. Avveniva questo movimento verso l'unione monetaria che avrebbe richiesto da parte delle nostre imprese forti investimenti in innovazione, per far fronte con la crescita della produttività, chiaramente alla indisponibilità di quel strumento effimero che è il movimento del tasso di cambio nominale, perché quello che conta è il tasso di cambio reale, cioè la produttività, quella che veramente decide le cose, e siamo stati indietro. Si poteva fare qualcosa di diverso? Beh, prima di tutto bisogna andare a capire perché è stata fatta l'unione monetaria. Per il completamento di una spinta all'integrazione europea che nasce dalla Seconda Guerra Mondiale. Cioè l'obiettivo di persone come Kohl o Ciampi era fondamentalmente quello di mettere una pietra sopra il rischio di guerre e il beneficio della pace. Noi abbiamo avuto 70 e più anni di benessere, di prosperità e di pace, nonostante le gravissime difficoltà di questo periodo, grazie a questo. Grazie all'integrazione e alla capacità di convivere e di commerciare e di scambiare. È evidente che questa crisi gravissima che ci ha colpito in 10 anni è la più grave crisi della storia dell'Italia unita, molto più grave di quella degli anni 30, è stata però assorbita e c'è anche addirittura il rischio che non sia stato percepito a fondo la difficoltà che noi abbiamo corso e anche il pericolo che abbiamo corso. Ora, questa evoluzione che è mancata nella fase politica ha una spiegazione, e la spiegazione fondamentale è il prodotto proprio di quei grandi cambiamenti. I grandi cambiamenti sul piano, diciamo, dell'apertura internazionale hanno messo a dura prova la capacità di assorbimento da parte dei paesi europei, delle opinioni pubbliche, di masse di persone che si spostavano. Bisogna forse anche ricordare qualcosa che non è molto noto. Noi parliamo spesso di demografia e di invecchiamento della popolazione, e le nostre popolazioni che diventano diciamo non solo più anziane per motivi positivi, l'aumento dell'età media, della speranza di vita, ma anche perché poi alla fine ci sono minori numeri di figli per famiglia e ci saranno necessariamente una percentuale minore di persone in età lavorativa che contribuirà alla produzione. Però questo è solo un lato. L'altro lato è tra il 1990 e oggi, in 25 anni circa, la popolazione mondiale è aumentata di quasi il 50%, 2 miliardi e 200, 2 miliardi e 300 milioni. La povertà estrema è caduta drasticamente, da circa 2 miliardi di persone che all'epoca non riuscivano a avere più di, all'epoca si parlava di un dollaro al giorno, adesso si parla di un dollaro e 95. Adesso ne abbiamo 700 milioni, quindi drasticamente. Ma ci sono 2 miliardi quasi e mezzo in più di persone nel mondo. Sono tutti quindi che hanno meno di 25 anni. Dove sono? Non da noi. Sono nel resto di quello che si chiamava un tempo il terzo mondo, quindi dall'Africa, dal Medio Oriente, dall'Oriente, l'Indonesia, l'India, il Bangladesh, questa è una massa importantissima, e quindi bisogna governare qualcosa che all'epoca non era stato previsto. Quindi il cambiamento c'è stato.
Sul piano politico la reazione è stata quella di difendersi ognuno. Questo per la demografia. L'altro grande cambiamento è tecnologico. La tecnologia, ognuno di noi vede adesso un mondo totalmente diverso da quello che era non solo 25 anni fa, quando nessuno aveva un cellulare, ma anche 10 anni fa, quando nessuno aveva nel suo iPhone tutte le disponibilità che adesso, per esempio, di ordinare qualcosa su internet e averlo recapitato a casa il giorno dopo. E comunicare, nessuno spedisce più le lettere, tutti spediscono email, sms, whatsapp e così via. Questo mondo così diverso, così unito, così è un mondo però che ha messo ansia, perché spariscono lavori, opportunità di lavoro, ci sono coloro che se ne avvantaggiano molto perché sono in grado di dominare la tecnologia e quelli che la subiscono e in qualche modo cominciano a nutrire timore per sé, per il proprio posto di lavoro, il posto di lavoro dei figli. Non c'è stata in Italia, ma anche in altri paesi europei, non tutti, una risposta sufficiente sul piano di quello che io chiamo l'investimento in conoscenza, l'accumulazione di capitale umano, se vogliamo, che è qualcosa che è totalmente diverso oggi da quello che era 50 anni fa quando studiavo io. La differenza è sostanzialmente legata a che vi sono da fare investimenti non soltanto nelle materie tradizionali importanti e non soltanto sui banchi di scuola, bisogna farlo per tutta la vita e in competenze che sono anche molto diverse, che sono la capacità di lavorare insieme, di avere spirito critico, di riuscire a utilizzare risorse, infrastrutture, tecnologie che prima non c'erano. Questo sforzo chiaramente che è mancato, di cui però vi è consapevolezza, mette ansia. Quindi il rischio della spostamento di ampie masse, la paura di perdere il prossimo lavoro, questo determina questa difficoltà in realtà a accettare di stare insieme. Questo non è soltanto qualcosa, io ho paura, a livello di paesi europei, è anche quello che sta alla base delle tensioni che possiamo vedere a livello internazionale e penso che rischi di essere anche alla base di tensioni che possono sorgere e essere all'interno di un territorio nazionale complesso e non integrato come il nostro. Ecco, vorrei portare questo suo ragionamento globale nella realtà italiana, con la vittoria di due movimenti che a diverso titolo chiamiamo populisti alle elezioni e con la formazione di questo governo. Dopo una lunga campagna elettorale, dopo 80 giorni di e passa di assenza di governo, ora abbiamo un governo che per certi versi continua una campagna di annunci. Abbiamo sentito parlare di una flat tax che potrebbe costare 50 miliardi secondo alcuni calcoli, abbiamo sentito parlare della possibilità di un reddito di cittadinanza che ne costerebbe secondo altri all'incirca 15 miliardi. Volevo capire con lei come si concilia questo con la tenuta delle finanze pubbliche, se si concilia. E ancora, ieri lei ha detto che bisogna stare attenti al passo che si fa perché si rischia di finire nel burrone, che è un'immagine forte. Cosa si immagina che ci sia in quel burrone? Beh, non lo so. E ognuno di noi deve essere sufficientemente modesto da non fare scenari di cui non ha la capacità completa di disegnarli. È evidente però che i rischi sono percepiti, lei vede lo spread che sale. Parliamo di spread, a me non piace neanche parlare tanto di spread, parliamo di tassi di interesse, perché quella è la differenza tra il tasso di interesse sul nostro debito pubblico che sta per il 50% nelle tasche dei residenti, per un 15% in quelle della Banca d'Italia che però fa parte del paese e per un 33% all'estero, fondi pensione, fondi sovrani, oltre ovviamente a una piccola componente di speculatori che può avere il suo effetto, ma il tasso di interesse sul debito pubblico italiano è salito da sotto il 2% a sopra il 3% nel giro di un mese. Ora,
lo spread è la differenza fra quello e il tasso tedesco. È una misura convenzionale. Il tasso tedesco è rimasto più o meno invariato. Quindi di fatto non è che si è alzato perché è sceso il tasso tedesco e salito quello italiano. È salito perché è più difficile collocare i titoli di Stato italiani, perché i risparmiatori di vario tipo, di vario genere, piccoli, grandi e medi, nazionali e non, tendono a proteggersi da rischi. Rischi magari, io dissi, emotivi, no? In occasione delle consultazioni finali, però sono sempre rischi che hanno dietro un elemento di razionalità soggettiva, la paura, aspettiamo, vediamo in questo momento se possiamo evitare di soffrire per cose che non capiamo nemmeno. La componente del debito pubblico è rilevante. Io nelle consultazioni finali ho cercato di fare un ragionamento che parte dai punti di forza dell'Italia, non dai punti di debolezza, perché nel discutere con il resto del mondo spesso si discute sui nostri problemi, la corruzione, percepita anche più che effettiva forse, il debito pubblico molto elevato, il tasso di disoccupazione che non riusciamo a far scendere decisamente per la parte componente giovanile, i tempi della giustizia, il capitale umano che è basso, il tasso di partecipazione al lavoro delle donne che nel confronto internazionale è basso, e sono tutti punti di debolezza, come si dice, che possono essere trasformati in punti di forza, perché c'è molto da fare per migliorare e non siamo alla frontiera dell'efficienza in nessuno di questi settori, il nord-sud, questa differenza così drammatica. Ma contemporaneamente sono punti di forza. Il debito delle famiglie italiane è il più basso tra tutti i paesi avanzati. Cioè, le famiglie italiane sono molto poco indebitate. Quando comprano la casa, in buona parte sono i loro risparmi. Capacità di esportare di imprese medie che adesso hanno anche beneficiato di agevolazioni come start-up innovative è cresciuta molto. Siamo riusciti a riconquistare rapidamente mercati che avevamo perso. Abbiamo fatto una serie di piccole riforme che vanno nella direzione corretta di semplificare anziché di complicare. Ancora c'è molto da fare, ma questi sono passi che sono stati fatti. Il debito delle imprese. Tutti dicono le imprese sono molto indebitate nei confronti del sistema bancario, c'è stata questa grave crisi e la grave crisi ha portato alla crescita delle sofferenze, dei crediti in sofferenza, sicuramente questo ha avuto luogo, la crisi è stata drammatica, ci sono state difficoltà gravi nelle banche, ne parliamo tra un attimo, ma di fatto il credito delle imprese italiane, il debito delle imprese italiane non è più alto di quello dei nostri concorrenti. Casomai le imprese italiane sono poco capitalizzate. C'è un difetto grosso, le imprese italiane sono in media troppo piccole, quindi anche lì ci sono molti, molti miglioramenti da fare. Però il quadro che io ho cercato di dare era un quadro sostanzialmente di attenzione agli aspetti positivi, salvo l'aspetto difficile che è quello legato ai nostri conti pubblici. Non perché sul piano dei flussi, e cioè della differenza tra entrate e uscite, ci siamo comportati troppo male, in particolare negli ultimi anni. Dalla crisi finanziaria in poi, con l'eccezione di un anno e così via, siamo sempre stati al di sotto dei vincoli stabiliti nei trattati che abbiamo firmato. Ci sono discussioni con la Commissione per definire quali sono gli obiettivi cui tendere una volta che si valuta l'effetto del ciclo sull'attività economica. Sono cose un po' complesse, anche forse troppo complesse per poter poi stabilire su di essi dei percorsi di politica di bilancio, però non è da quel lato che è sorto il problema. Il problema è sorto da due punti. Il primo, il debito era già alto in partenza, e il secondo, il tasso di crescita è stato molto insoddisfacente.
Da cosa dipende la dinamica di questo rapporto? Innanzitutto, perché è importante il rapporto debito pubblico sul prodotto? È importante perché è un indicatore della capacità di un paese di, alla fine, onorare i suoi impegni. E ho detto, la parte privata del paese non sta, c'ha un sacco di problemi, il 7% di famiglie sono in povertà e così via, cioè, però nel complesso le risorse sono anche migliori di quelle di molti altri paesi. Dal lato pubblico c'è solo il Giappone che sta forse peggio di noi, ma in condizioni molto diverse, sia dal punto di vista istituzionale, non fa parte dell'Unione Monetaria, sia dal punto di vista della coesione sociale, se vogliamo. Il rapporto debito sul prodotto ha un andamento che dipende da tre grandezze. La prima grandezza è: una volta che si fa la differenza tra le entrate e le spese e si mettono da parte gli interessi, che sono l'onere del debito, quindi questo saldo di bilancio cosiddetto primario, è importante perché il rapporto scenda, che ci sia un avanzo di bilancio. La seconda è la differenza che c'è fra queste altre due grandezze, il tasso di interesse e il tasso di crescita. Ora, quindi il tasso di interesse, che poi alla fine quello di quest'anno più quello dell'anno prossimo più quello fino a 7 anni definisce l'onere del debito, perché il nostro debito ha una vita media di 7 anni, è un tasso di interesse che dipende anche da questi fenomeni di timore, di ansia, di protezione da rischi, e quindi se sale appunto questo differenziale, questo è un costo, perché direttamente incide su questo, su quanto riusciamo a sostenere questo debito. Dall'altro però c'è la crescita. La crescita, se è bassa, crea un vuoto alto tra il tasso di interesse, l'onere del debito e la capacità di espansione del paese. Noi dobbiamo far crescere questa capacità di sviluppo attraverso la crescita della produttività, fondamentalmente, in condizioni non semplici. Se questo differenziale è basso, il rapporto scende, se l'avanzo primario tende a essere sufficiente. Ecco, questo è il vincolo di compatibilità di cui parlo. Ciò detto, reddito di cittadinanza, io la chiamo riforma fiscale, capisco che molti usano flat tax perché piace molto l'inglese ormai, ma è una riforma... No, nei giornali è più breve, riusciamo a metterlo nei titoli. Però la riforma fiscale è complessa, non è che si fa, abbassiamo tutte le tasse e poi vediamo l'effetto che fa. No, bisogna fare delle analisi e dire: ci sono le imposte indirette, ci sono le imposte dirette, sono sulle società, sono sulle persone, ci sono i contributi sul lavoro che è impiegato nell'attività produttiva, ci sono un sistema complesso di detrazioni fiscali. Tutto questo va rivisto. Io credo che vada rivisto perché siamo arrivati a un punto in cui le riforme del sistema tributario di 40-50 anni fa, molti ragazzi non sanno, ma la grande riforma fu la riforma Cosciani, dopo la riforma Vanoni anni 50, la riforma Visentini più ridotta negli anni 70. Insomma, queste riforme, adesso ci vuole una riforma. Prende tempo. Quindi quando mi si chiede una valutazione della flat tax, la mia risposta è: dipende dai tempi nei quali queste riforme vengono messe in atto. È una buona cosa riuscire a ridurre l'imposta sui fattori di produzione e ridurre le imposte più distorsive. Tutte le imposte sono distorsive, ma alcune sono più distorsive degli altri. Così come il reddito di cittadinanza, l'obiettivo è positivo. È ovvio che noi vogliamo proteggere i più deboli e vogliamo dare però, secondo me, come obiettivo fondamentale, opportunità a tutti. Quindi l'uguaglianza delle opportunità è ancora più importante dell'uguaglianza dei redditi. Il tentativo fatto dai governi precedenti di costruire un cosiddetto reddito di inclusione va nella direzione, credo,
che vuole essere rafforzata da questo governo, ma anche lì bisogna capire i modi, i tempi e anche bisogna aver chiaro i vincoli di bilancio. Quindi comunque lei ritiene che un ridisegno, una riforma fiscale ci voglia in Italia oggi? Ci vuole una riforma fiscale sicuramente e ci vuole una buona attenzione al modo in cui si interviene per l'inclusione delle persone, per dare a tutti opportunità nel mercato del lavoro, che è la difesa migliore dalla povertà è lavorare, questo è evidente. Il punto però cruciale che io credo dovrebbe essere messo in evidenza è la necessità di avere una prioritizzazione chiara delle cose che si vogliono fare, perché è fondamentale, se noi diciamo vogliamo fare tutto questo, quello che bisogna capire è in quanto tempo, cosa viene prima, cosa viene dopo e quali sono i costi e i benefici per la finanza pubblica. Detto questo, insomma, il nostro debito pubblico rimane al 130% del PIL, come lei ci ha spiegato, o il PIL sale e allo stesso tempo diciamo il debito non cresce, oppure il debito si riduce, se no questo rapporto non cambierà. Ma... Beh, punto importante da capire su questo è che noi ogni anno emettiamo circa 400 miliardi di nuovo debito per sostituire quello che va a scadenza e per coprire la differenza fra le entrate e uscite, che sarà circa 50 miliardi, non so, di quell'ordine lì. Ora, questo debito qualcuno deve comprare, noi, no? E i fondi pensione degli insegnanti di qualche regione americana o il fondo sovrano di qualche paese dell'Asia in qualche modo quelli che sono fondi di investimento che hanno dei portafogli che sono completati in parte dalla carta italiana. Ecco, ma la domanda che le volevo fare, un paese con un debito pubblico così alto rispetto al PIL, si è sentito parlare molto in questi giorni come argomento polemico di dittatura dello spread, si dice appena succede qualcosa lo spread sale, qui siamo alla dittatura dello spread, ma al di là di questa definizione c'è un rapporto diretto fra il peso del debito pubblico e una limitazione della sovranità nazionale in qualche modo? Un paese con un debito così alto può avere piena sovranità? Io credo che sono scelte nostre, quindi in realtà è scritto nella Costituzione italiana che dobbiamo avere i conti in ordine, cioè non è che ce lo dice qualcun altro. E in ogni caso siamo noi stessi che compriamo il debito. Quindi, come dicevo nelle considerazioni finali, al debito corrisponde il risparmio degli italiani e quindi questa discesa ce la dettiamo noi stessi prima ancora che ce la dettino gli altri. Senta, vorrei parlare di banche anche con lei, ovviamente, che è stato un argomento molto trattato in questo periodo. Noi ci sentiamo molto male qui sul palco, io sento male lei e lei sente male me, forse. No, io sento abbastanza bene. E c'è un'acustica un po' che non funziona troppo, mi spiace. Volevo capire, abbiamo avuto un periodo molto difficile per le banche, o questa è stata la nostra percezione, e delle crisi bancarie che in Italia sembrano aver pesato più che in altri paesi. Vorrei sapere innanzitutto se lei concorda con questo o se in fondo l'effetto della crisi finanziaria dal 2008 in poi sul sistema bancario è stato più o meno uniforme in Europa. E poi a che punto siamo dell'uscita dalla crisi? La prima domanda è più semplice perché è retrospettiva, la seconda possiamo parlare a lungo. Sulla prima, prima di tutto, noi abbiamo avuto due crisi e non una. Una crisi finanziaria globale che nasce negli Stati Uniti, viene amplificata in Europa sostanzialmente per gli investimenti di società, di veicoli originati da grandi banche non italiane che compravano titoli molto rischiosi prodotti da questa finanza strutturata negli Stati Uniti in particolare e li finanziavano con indebitamento a breve termine, si chiama carta commerciale, a basso tasso di interesse. Quando c'è la crisi
del debito subprime, come si dice, dei mutui americani, che erano componenti rischiose di questi strumenti finanziari strutturati, di cui i portafogli di questi veicoli originati dalle banche tedesche, olandesi, inglesi erano colmi, questi veicoli hanno sofferto. I veicoli dovevano essere alla fine finanziati da queste banche, le banche si sono trovate in difficoltà, sono intervenuti massicciamente i paesi colpiti con interventi molto elevati, che ne so, in Germania 250 miliardi a carico dello Stato, 50 in Olanda, lo stesso basato su prestiti di tutti noi in Spagna per coprirlo. Quindi credo che alla fine l'effetto di questa componente è stato sicuramente molto più forte per le banche del resto d'Europa. Noi abbiamo sofferto perché la crisi finanziaria ha prodotto una crisi globale dell'economia, la crisi dell'economia si è riflessa sulle nostre esportazioni di 10, 12 anni fa, 2007, 2009, 2010, e questo ha avuto come conseguenza un forte peggioramento della qualità del credito. Sostanzialmente le imprese affidate in buona parte facevano fatica a restituirlo perché l'economia non generava utili sufficienti per ripagare i debiti. Nel 2010 c'è stato gravi difficoltà in Grecia sul fronte dei conti pubblici. Questo ha portato l'Unione Europea a prendere una serie di decisioni, non è qui il momento di discuterne. Io credo che la sequenza è stata sbagliata ed era chiaro all'epoca, e il modo di affrontarla probabilmente non è stato il migliore a livello europeo, ma questo ha avuto come conseguenza quello che gli economisti chiamano un credit crunch. Fondi che prima erano prestati alle banche in aggiunta ai depositi che le banche raccolgono per fare impieghi per le imprese, sono usciti, si chiamano money market fund americani o altri prestiti da altre parti, dall'Europa e dall'Italia, per il timore del debito pubblico sostanzialmente. E perché il debito pubblico, che è il riflesso del rapporto al prodotto, della capacità di crescita del paese, tendeva a salire. Quando sono usciti ne hanno sofferto per primo le imprese, soffrendo le imprese hanno avuto degli effetti molto negativi sui conti delle banche. Per il 90% il peggioramento delle condizioni finanziarie delle banche, le sofferenze delle banche, è dipeso da questo. C'è un'altra parte che riguarda comportamenti imprudenti o, se vogliamo, in certi casi illeciti di alcuni vertici di alcune banche. Ma l'effetto complessivo che si misura sui conti pubblici di un paese è stato minore da noi, molto minore. Alla fine noi abbiamo circa l'1%, qualcosa più dell'1% di prodotto messo da parte dello Stato nelle banche, la Germania c'ha molto di più, in media in Europa il 5%. Questa è una misura. Contemporaneamente, siccome la crisi c'è stata, è stata affrontata da altri. Le stesse banche hanno perso e in alcuni casi, ovviamente gli azionisti, non tutti gli azionisti sono azionisti, piccoli azionisti, però chiaramente ci sono piccoli azionisti che hanno perso il capitale di rischio. E poi c'è stato tutto un processo di revisione della regolamentazione bancaria legata proprio alle sofferenze che avevano avuto i grandi paesi con la finanza strutturata, che ha portato a non concedere più interventi diretti dello Stato, per esempio nel costruire un veicolo nel quale mettere i crediti derivati delle banche e trattarli da soli e farli andare in
diciamo, in gestione per un periodo sufficiente, e questo si è riflesso sugli utili delle banche, che sono molto scesi. Il problema grosso che noi abbiamo adesso come eredità, al di là di quelle crisi che hanno coperto una certa percentuale, ma non tutto il sistema bancario, al di là di quelle il problema più grosso è la redditività del sistema. Bisogna anche dire che la crisi è stata così violenta che la capacità di resistenza del sistema bancario, un po' per la specializzazione, quindi l'assenza di una straordinaria esposizione nella finanza di tipo strutturato, o io credo anche una sufficiente capacità di vigilanza, nonostante quello che si legge, perché si legge su episodi specifici e non si vede il quadro complessivo, ha evitato un rischio molto molto alto. Ecco, come stanno le banche adesso? È difficile dire. Sicuramente dal lato della capitalizzazione siamo passati da un capitale del 7% dell'attivo a un capitale del quasi il 14%, quindi quasi raddoppiato dal 2007 al 2017, quindi sicuramente è più solido. La parte dei cosiddetti non performing loans, i crediti deteriorati, sono saliti soprattutto molto dopo la crisi del debito sovrano, che ha avuto effetti peggiori di quelli che si prevedeva nel 2011-2012, e quella salita non è stata arrestata, come dicevo prima, come è avvenuto in altri paesi con la creazione delle bad banks o degli veicoli particolari, perché non è stato concesso, ma è stata arrivata a un picco crediti deteriorati al netto della parte già scontata nei bilanci dell'11%, e adesso stiamo rapidamente scendendo. Per l'anno prossimo noi saremo sotto il 5% per il complesso del sistema e intorno al 4% per le banche maggiori. Ora, quindi c'è una discesa, bisogna fare ancora di più. Una parte della difficoltà è legata ai tempi lunghi della giustizia civile, in questo caso, che chiaramente vanno rafforzati con provvedimenti ad hoc per la ristrutturazione dei debiti, per la risoluzione delle crisi delle imprese. Quindi questa è una componente. L'altra componente però è da lì, è la difficoltà, è che il mondo anche in questo caso sta cambiando drasticamente, ci sono nuove tecnologie, c'è fintech, ci sono cambiamenti per il sistema delle nostre banche, che sono sostanzialmente banche commerciali che trattano spesso con imprese molto piccole, che, di cui bisogna prendere atto e cercare, loro devono rispondere a questo, anche perché sul piano della regolazione e gestione delle crisi le cose sono molto più complicate adesso. C'è fintech, però poi in Italia ci sono anche, come lei dice, molte banche medie o medio piccole che trattano con imprese locali. Proprio da questo punto di vista volevo chiederle, il governo nella persona del Presidente del Consiglio Conte ha appena detto nei giorni scorsi che c'è un'intenzione di rivedere la riforma delle banche popolari e delle banche di credito cooperativo appena fatta, insomma fatta dal governo Renzi, che tendeva a portare più sul mercato queste banche, e allo stesso tempo vuole differenziare, se ho ben capito, privilegiando le banche commerciali alle banche di investimento. Lei vede questa come una linea di sviluppo possibile? Vale la pena di tornare indietro su una riforma appena fatta o no? Allora, io ancora non ho parlato al Presidente del Consiglio di queste cose, e mi riprometto di parlare molto a breve con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, che è il Presidente del CICR e che ai sensi del testo unico bancario è l'unica persona con cui io posso parlare apertamente di questioni relative a banche specifiche, e quindi questo lo farò. Bisogna distinguere tra le due categorie. La questione delle banche popolari è stata affrontata alla fine dopo molti richiami da parte sicuramente mia, dell'autorità di vigilanza, con una legge che l'ha trasformata in società per azioni. Che ha trasformato per azioni le banche popolari più grandi. I richiami sono dovuti a sostanzialmente, per queste banche grandi,
l'impressione che noi avevamo di una diffusione sul territorio, anche oltre il territorio, non coerente con la natura territoriale popolare della raccolta, cioè della sottoscrizione azionaria, con i rischi di autoreferenzialità e di governance opaca che vi erano, che noi avevamo presenti in alcuni casi, e in alcuni casi sono emersi chiaramente, con danni anche di rilievo, però questa è una questione che si è risolta sostanzialmente. Le banche popolari maggiori si sono trasformate per azioni, ci sono ancora due banche sulle quali si è espressa la Corte Costituzionale, adesso il Consiglio di Stato deve ancora dare una interpretazione su una comunicazione di cosa si può fare da parte di alcune di queste, ma credo che la via sia segnata. Sulle BCC è un altro punto di vista, perché poi ci sono le altre popolari, le popolari più piccole. Io ho detto nella mia intervento a maggio che sarebbe auspicabile che queste si in qualche modo dotino di strumenti, diciamo, di assicurazione reciproca. Ed è molto importante perché sono piccole. Se c'è una crisi, non è facile risolvere la crisi se non liquidando le banche, dato lo strumento complessivo a disposizione, strumentario complessivo a disposizione, con le direttive che sono state concordate. Per quel che riguarda le BCC, prima di tutto bisogna capire che le BCC non vanno sul mercato, non possono raccogliere capitale direttamente sul mercato come hanno fatto tutte le altre banche che si sono ricapitalizzate andando sul mercato, perché statutariamente sono i soci quelli che devono mettere. Se i soci non hanno risorse o altri soci non vengono, non possono prendere fondi. In secondo ordine, hanno una redditività molto bassa. Sul territorio le prime in relazione con le piccole imprese. Le piccole imprese in Italia hanno spesso produttività bassa, in condizioni difficili trasferiscono le loro difficoltà sulle banche, quindi devono dotarsi di strumenti per far fronte a questa bassa redditività, aumentando le economie di scala, cioè non avendo tutti i servizi prodotti dentro la banca, che siano informatici, che siano statistici, che siano regolamentari, ma possono beneficiare da un approccio consorziale, se vogliamo, quale quello che può essere dato dal gruppo. Questo gruppo è un gruppo che però cerca, per come è stato disegnato, di mantenere forte la capacità localistica territoriale di queste banche. Ricordiamoci che queste banche erano più di 400 pochi anni fa e adesso sono molto meno di 300, cioè non ce la fanno a sopravvivere, e l'idea di trovare soluzioni alternative mette anche in difficoltà la gestione della loro trasformazione, aggregazione, eventualmente liquidazione. Quindi il disegno era un disegno di mettere in sicurezza un intero sistema, cercando di favorire ovviamente il mantenimento di una vocazione territoriale localistica, ma contemporaneamente garantendo un percorso di riduzione dei costi e di accrescimento dell'efficienza che fosse ragionevole. Come tutto si può discutere, queste sono questioni che ovviamente vanno discusse con le autorità di regolamentazione, di vigilanza. Io credo che però un buon percorso è stato fatto dal sistema. Tra l'altro, nel disegnare questo nuovo assetto, non è che c'è stata un'imposizione da parte né dell'autorità di controllo, né mi pare neanche da parte dell'autorità di governo, ma è stata concordata con le associazioni, le federazioni delle banche. Quindi questo è qualcosa, bisogna anche ricordare una cosa sempre, le banche in Italia sono delle imprese private, non è che possiamo sostituirci alle imprese private, possiamo disegnare le regole del gioco. In questo caso il governo ha tutte il Parlamento ha tutti i poteri per disegnare norme
diciamo, di conduzione di un certo tipo di attività nell'ambito di una cornice però che un'altra volta è una cornice europea. Non si può fare del dirigismo sulle banche italiane, insomma. Ma non... dirigismo non è una parola che non si usa più, quindi è complicata. Si può fare un'attenzione attenta a cercare di inserire in tutti i settori elementi di sicurezza e di efficienza. Tra le due c'è necessariamente un dialogo, un confronto. E quindi dobbiamo sempre avere in mente questo, e anche per il settore finanziario. Cioè non è che possiamo pensare che il settore finanziario vada solo non regolato. Il numero di interventi normativi che è stato introdotto negli ultimi decenni è enorme. Il too big to fail era la paura fondamentale, troppo grandi per consentire una liquidazione, ma non riguardava le nostre piccole banche commerciali, però anche esse sono state soggette a regole che sicuramente sono erga omnes. Dobbiamo accrescere una capacità di risposta proporzionale e anche però capire che in un mondo che è così diverso anche queste banche possono avere difficoltà. I depositi possono muoversi, gli impieghi possono andare nelle direzioni di favorire imprese che in realtà andrebbero trasformate. Governatore, siamo alle ultime battute, però volevo tornare con lei su un argomento. Lei anche qui adesso rivendicava l'azione della vigilanza anche nei casi patologici cosiddetti di banche durante la crisi, penso alle popolari venete o a casi simili. La percezione però di larga parte del pubblico e anche quella che si è avuta poi nel dibattito spesso in commissione parlamentare sulle banche è che alla fine ci sia voluto l'intervento della magistratura per in qualche modo, mi passi l'immagine, incidere questo bubbone e farlo scoppiare, insomma. È così o non è così? E che cosa, le chiedo ancora, so già che lei vi dirà che non è così, ma che cosa avete imparato come Banca d'Italia da queste crisi, se avete imparato qualcosa? Allora, prima di tutto non è così, ed è ovvio che non è così, perché se va a vedere tutte le inchieste della magistratura originano dalla Banca d'Italia. Quindi il problema è che noi abbiamo un segreto d'ufficio, la magistratura quando fa un'indagine è pubblica. E quindi questa differenza, poi vedete come si svolgono i processi, la Banca d'Italia ha l'ostacolo alla vigilanza, ma si fa attraverso solo le ispezioni che la banca fa, adesso la fa nell'ambito per le banche significative del sistema unico di vigilanza, però non sempre i nostri ispettori poi per la maggior parte che vanno nelle banche a verificare il loro operato. E tutte le volte che c'è un'ipotesi di reato, perché noi non rileviamo il reato, viene comunicata alla magistratura competente. Se va a vedere tutti questi casi è sempre avvenuto così. Quindi non è, però la magistratura ha più poteri, ha i poteri giusti, perché noi non siamo un organo di polizia, siamo un organo di sorveglianza, che sono due cose diverse. Dopodiché immediatamente interveniamo sulla magistratura, ma questo vale per la Banca d'Italia per quel che riguarda le operazioni di credito, di raccolta, di investimento delle banche, ma riguarda anche l'unità di informazione finanziaria che sempre è dentro la Banca d'Italia, con personale della Banca d'Italia, la quale non interferisce direttamente con coloro che non agisce direttamente nei confronti di coloro che finanziano il terrorismo, fanno riciclaggio, ma usa direttamente magistratura e guardia di finanza. Quindi su questa base è una percezione errata. Ciò detto, abbiamo imparato varie cose. La prima cosa che abbiamo imparato è che anche la vigilanza più attenta può correre rischi nel caso in cui si mettono in atto delle attività di natura illecita. Il caso del finanziamento diretto da parte di una banca di azioni volte a far crescere il capitale della banca richiesto da noi è un tipico. Ovviamente noi siamo stati molto chiari nel esprimere
a queste banche la necessità di rispettare regole di questo tipo. Se non le rispettano, a questo punto noi dobbiamo andare, una volta rilevate, a denunciare questa azione. Credo anche c'è stata una sfortunata serie di coincidenze tra il 2013 e il 2016 che sono legate all'introduzione di una regolamentazione diversa, una difficoltà di dialogo con Bruxelles. Nell'anno in cui è stata approvata la direttiva, quella sul bail-in, il bail-in non è mai stato applicato in Italia, che sia chiaro. C'è stato il burden sharing, che è una iniziativa della Commissione, però in quei casi lì... Traduciamolo in italiano, visto che non le piacciono gli anglicismi. I correntisti e le banche non hanno mai pagato per il fallimento o la crisi di una banca, questo si vuol dire. Sì, si può dire, certo. Ma il punto interessante è che nonostante questo, nonostante il fatto che noi abbiamo avuto 3 governi nell'anno in cui queste decisioni sono state prese, io credo che alla fine, per quel che ci riguarda, quello che è mancata è la capacità di spiegare quello che fa la Banca d'Italia e quello che non fa la Banca d'Italia. Si dice adesso che, ma insomma, si fa tutto a Bruxelles, si fa la vigilanza a Bruxelles, si fa la politica monetaria a Bruxelles, si stampano, si fa tutto a Francoforte. E questa è la prima cosa che si dice: la Banca d'Italia non va a Bruxelles, deve andare e battere i pugni sul tavolo. La Banca d'Italia non va a Bruxelles, la Banca d'Italia va a Francoforte. Non si fa tutto a Francoforte, si fa in modo condiviso con Francoforte e Francoforte. Io vado ogni 2 settimane, 2 giorni a Francoforte. A fare cosa? A prendere decisioni di politica monetaria, a disegnare tutti gli assetti normativi e di interventi di banca centrale, il sistema dei pagamenti, il fatto che noi spediamo bonifici in giro per il mondo, per l'Europa e così via, e siamo sicuri, o carte di pagamento e altro, siamo sicuri del loro buon fine. Questo chi lo fa? Lo fa la Banca d'Italia e lo fa anche per l'Europa, non lo fa da solo, lo fa noi e la Bundesbank, siamo quelli che gestiscono l'intero sistema dei pagamenti di Europa, quindi con infrastrutture tecnologiche, con organizzative di natura di telecomunicazione, di informatica, di software e così via. Ed è continuo, stiamo per chiudere il sistema dei pagamenti istantanei al dettaglio, anch'esso fatto tutto dalla Banca d'Italia, perché nelle discussioni e nelle proposte è la Banca d'Italia quella che risulta più capace di farlo. Quindi, e non è solo questo, sono tante altre attività. Quello che abbiamo imparato da questa vicenda è che noi dobbiamo comunicarlo meglio. Si tratta di questioni complesse, non facili, molto tecniche spesso. Pensate che quando si fa un rifinanziamento a una banca che ha bisogno di avere dei fondi per fare dei prestiti in un momento particolare di difficoltà di liquidità, la banca presenta delle attività alla banca centrale. La banca centrale deve valutare la qualità di queste, dare un haircut e concedere il finanziamento. È tutta una serie di operazioni di banca centrale molto complesse. Tutto questo quantitative easing, cioè queste misure agevolazione della liquidità, allentamento monetario, che vuol dire creazione di liquidità, sostanzialmente creazione di moneta a fronte di titoli acquistati dalle banche centrali. Beh, questa richiede professionalità molto complicate, molto complesse, molto importanti, perché è un'azione complicata. Non riguarda solo l'acquisto di titoli di Stato, tra l'altro bisogna capire dove, come, da chi e a che scadenze, ma bisogna anche acquistare asset-backed securities, covered bonds, corporate bonds, cioè obbligazioni delle imprese, obbligazioni emesse dalle banche coperte da componenti di patrimonio e così via. E questo richiede expertise, richiede attenzione. Dove sta l'expertise? La consulenza che si fa per per le decisioni di politica economica che vengono prese nel continuo in Italia e così via.
per la maggior parte viene fatta dall'expertise che abbiamo noi. Ovviamente poi le responsabilità, il disegno, la finalizzazione e la decisione politica non è nostra. Quindi tutti questi servizi che noi produciamo per la collettività sono da chiarire meglio, e questo è il motivo per cui abbiamo lanciato una grande campagna, stiamo lanciando una grande campagna che si chiama Incontri con la Banca d'Italia. Ieri ho presentato questo a Milano, abbiamo prodotto un volume che grazie anche all'intervento diciamo di suoi colleghi abbiamo cercato di rendere più facile da leggere. Incontreremo nei prossimi mesi cittadini che vengono in Banca d'Italia a cercare di discutere con, nelle nostre filiali, con i nostri esperti, i temi sui quali la Banca d'Italia opera. Questo volume è scaricabile subito su internet, si chiama Le funzioni della Banca d'Italia, che spero che sia scritto in un linguaggio che, rispetto a tutte le altre documentazioni che però sono molto dettagliate, approfondite e così via, ma sono riservate chiaramente a addetti ai lavori, se vogliamo, questo sia in grado di comunicare meglio ciò che facciamo, perché e come. Capito, di sicuro sarà una cosa utile. Le faccio un'ultimissima domanda, tornando all'expertise della Banca d'Italia e riallacciandomi al tema della riforma fiscale. Da tecnico, da esperto, da economista, che cosa bisognerebbe fare per il fisco in Italia? Tassare più le persone e meno le cose, o viceversa? Come si deve orientare la tassazione? Allora, prima di tutto, credo che sia bene che di queste questioni si occupino gli esperti che ci sono. La Scuola di Scienza delle Finanze dell'Italia è forse la più antica del mondo, una delle migliori, ci sono grandissimi esperti, usiamoli e cerchiamo con il loro appoggio, anziché con la prima cosa che può passare in mente a me, a lei o a qualcun altro, di disegnare un sistema equilibrato, equo e che sia e che risponda a delle finalità di efficienza. È chiaro che la tassazione sulle risorse produttive è quella che noi dobbiamo sempre avere in mente come quella più rischiosa, perché riduce il potenziale di crescita. Non abbiamo parlato di produttività, abbiamo una difficoltà nella crescita della produttività in Italia da 15 anni, non legata all'Unione Europea, ma legata effettivamente a questi grandi cambiamenti e come sono stati incorporati nel sistema anche delle imprese, e questo richiede interventi specifici. La parte legata ai tributi, alle imposte, è sicuramente una di quelle. Poi ognuno può dire, se io dicessi adesso che bisogna tassare un particolare bene anziché un altro, ovviamente ci sono categorie che intervengono a dire: ma come, questo danneggia il futuro prossimo e remoto del nostro paese a fronte di altro. Però bisogna fare delle scelte. Il disegno credo debba essere fatto con un approfondimento. Tutti i paesi hanno avuto commissioni specializzate che hanno prodotto indicazioni che poi sono state seguite, è ora di farlo anche da noi. Un'altra ultima osservazione però farei è: cerchiamo di non avere troppe vie nazionali e cerchiamo di utilizzare l'esperienza internazionale, e in Europa cerchiamo come europei di spingere per avere dei sistemi il più possibile condivisi e uniformi, sicuramente nel campo delle imposte, ma io credo che valga per molti altri campi. Benissimo, ringrazio il governatore assieme a tutti voi. Grazie molto. Avvisiamo il gentile pubblico che chi volesse partecipare all'incontro previsto alle 12:30 è pregato di uscire dalla sala e rimettersi in